E bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video della Stone Block. Se non ricordo male, questo dovrebbe essere il terzo video. E in pratica, allora, nel frattempo sono successe abbastanza di molte cose. Allora, vi spiego che il mondo mi sta dando un po' di problemi di lag e quindi ho dovuto ridurre al minimo le impostazioni. Allora, innanzitutto, come vi mostro quello che ho portato avanti, e qui appunto ho una zona di terra per far spawnare mob, che poi appena troverò il sistema di far laggare il mondo un pochino di meno, troverò appunto cercherò di far trovare farli spawnare. Allora, innanzitutto, allora vi mostro intanto le cose che ho fatto, diciamo, frammentare. Allora, come vedete, qui ci sono i dry rack che sono utili per il cibo di emergenza. Infatti, questo qui è il Mossing Jerky, si ottiene dalla Rotten Flesh. Infatti, se la piazzo qui, dopo un po' questa si essicca ed esce questo. Poi, tornando all'altra parte dei macchinari, come vedete, qui ho trovato un'altra fornace. Qui appunto ci metto il cibo, le cose classiche che usciranno qui. Poi da qui ci metterò i minerali che usciranno da quest'altra parte, in quest'altra cesta. E qui ci usciranno questi di minerale, diciamo quelli da mettere a 4 e farli arrivare di là. Allora, quello che avviene qui è che questo è appunto il crusher che non funziona perché ci vuole il pulverizer. Infatti qui ho il nether quartz che... Allora, ho fatto un impiantino pure dietro. Che succede? Il cobblestone generator e produce appunto la cobblestone, che quella in eccesso va qui e viene smaltellata e diventa gravel. La gravel va qui, che smaltellandosi arriva qui. Una volta arrivata qui, alla fine viene trasportata in quell'altra cesta. Quindi appunto ho fatto più sistemi di energia. Questo l'ho praticamente lasciato qui, che anche se perché non è che mi serve chissà quanto, però comunque è utile fare. Questo comunque contiene 10.000 RF, mentre questi sono da 500.000 RF l'uno come contenuto. E quindi è parecchio utile tenerlo qui. Poi, quello che vorrei fare oggi è un sistema di smistamento migliore. Infatti, come vedete, ho sia il drawer controller che il controller slave, che non so sinceramente. Questo comunque non penso che mi serva, quindi lo direi di andarlo a mettere. Ora vi dico dove. Qui o quello sotto? No, questo sopra. Sì, in quello sotto c'ho il cibo praticamente. Allora, quello che sicuramente mi serve al momento è svuotare un attimo quella cesta. Questo perché svuotandola, se trovo il piccone, ok, tanto non arriva nulla, in questo modo posso mettere innanzitutto il drawer controller e poi
in questo modo, arriveranno le varie cose. Appunto, appena troverà un buco vuoto, verrà inserito. E quindi in questo modo, appunto in questo modo, si risparmia molto spazio, anche se questi non mi bastano, perché devo fare più pistoni. E per fare più pistone, mi serve più legna. Quindi prendiamo la legna da qui, trasformiamola tutta in, appunto, in legna normale. Ok, per il momento ne ho fatte altre 15. 3, 7. I pistoni ce li ho. Ah, ho fatto una marea di machine block. Manca redstone. I pistoni dove mi li ha messi? Ah, no, mi ha fatto altre compagnie. Quindi ce l'avevo. Non ci sto capendo molto. Però intanto questi li vado a piazzare. Sicuramente li andrò a piazzare. Così da creare un sistema molto più ordinato. E ora vi spiego anche il perché. Allora, intanto vado a piazzare qui, che poi mettendo tutto qui dentro mi svuota l'inventario. Il che è cosa buona e utile. Poi da quest'altra parte ci metto appunto l'osmium e a quanto pare ho finito. Quindi servirà pure uno spazio per sicuramente la flinta, che poi in questo modo, fatesi vedere. Ora vi faccio vedere. Cliccando qui mi sistema tutto in posizione. Ok? Poi da qui, no? Ad esempio, come vedete, il copper ore piece ne ho uno, che sono questi qui, diciamo, mentre di questi ne ho due. E ora di questi ne ho zero e mi sono rimasti questi di uno. Fino a qui tutto chiaro, no? Quindi in questo modo si riesce a velocizzare di molto lo smistamento. Poi invece da quest'altra parte, appunto nel pulverizer, vado a mettere le cose pronte. Poi qui ci andrò a mettere. No, non mi serve per il momento andare a smistare lì le cose. Cioè la redstone, quindi la andrò a piazzare semplicemente qui. Quindi in questo modo, ora vi faccio vedere. Quindi da qui mi polverizza le cose, praticamente polverizzandomele me le raddoppia, e poi andando di qua e andandole ad inserire all'interno della fornace me ne dà parecchie di più. Ora, diciamo, quello che mi serve polverizzare è prevalentemente il ferro, e quindi diciamo
il ferro e anche il copper, che non veramente poco, perché di ferro, come l'hai visto dalla cesta, non è che ne ho chissà quanto, ne ho 5 pezzi, quindi sono veramente veramente pochi. Poi, il silicone non so dove esce, sinceramente. Volevo fare, allora, quello che andremo a fare oggi appunto è qualche questa. Allora, sì, i vari processor. Ok, mi serve, quindi devo fare. Quindi per fare i processor, questi sono molto carini. Processor. Ok, serve sicuramente il basic processor, che si fa con il silicone, con il redstone che ho, e il ferro. E questo si fa con la slime e la string, un qualunque tipo di slime, a quanto pare sì. Allora, sicuro il ferro ce l'ho, la redstone pure, però non ho gli slime, a quanto, ah, ne avevo pure un altro, ok, tanto poso un po' di cose che al momento non mi servono. Ok, allora devo trovare il modo di ottenere gli slime. Tanto questi due li rimetto qui. Allora, fatemi un attimo ragionare. Gli slime non ce li ho e non mi sono neanche mai spawnati. Quindi, se io. Ok, no, serve questo. Un qualunque. Lo slime si fa col, o con la medusa o con l'essenza. Questo si fa col miele, no. Quindi, ad esempio, questo o gli danno appunto questo, oppure si fa con l'albero che può appunto uscire da qualche parte. Infatti, tanto come vedete, qui intanto si è seccato la, diciamo, la rotten flash. Allora, se o faccio con gli alberi quello, quindi, allora questo si fanno o con questi modi oppure col sangue e la smeltery. Oppure esistono dei polli specifici. Poi questo era quello che abbiamo appena visto. Invece questo del riso, torna là, questo come si fa? Il riso. Ok, mi serve sicuramente il tanto tanto. Sicuramente mi serviranno del buon miel, così posso fare il riso. E dal bombina che non ho neanche le stringhe, ne ho giusto due. Quindi, perché con il bombina posso far crescere diciamo, l'erba, e rompendo l'erba poi in futuro potrò, diciamo, tranquillamente prendere dei semi, e possono uscirmi anche quelli di riso, di semi. Intanto qui ho completato anche la farma. Intanto raccolgo tutto, perché poi appena, come già detto, appena riuscirò a ottimizzare il mondo, posso diciamo riuscire a crearne
crearvi una cosa carina, diciamo, sia con la sia con le mob farm che con i semi, quindi esistono varie cose che si possono fare. Allora, qua non è spawnato nessuno, né tantomeno i scheletri. Allora, diciamo che quello non, per al momento questo non posso farlo. Tu cosa volevi descrivere? Vediamo come si fa, può darsi che fortunatamente riesca a farlo, almeno quello. Ok. Flux Crystal che non ho. Ok, allora, questi si ottengono. Come si ottengono le Prosperity Shard? Prosperity Shard. Sì, col sieve si vanno la sabbia, che comunque si può ottenere facilmente, perché qui, tanto che ne ho veramente veramente tanta di sabbia, di gravelo, scusatemi, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, allora, sì, questi li posso mettere insieme. Ok, in questo modo. Allora, intanto i minerali che ho sicuramente li posso, perché attualmente non mi servono. Posso pure qui le stringhe. Ok, tanto dove hai fatto. Allora, no, eh? Ok, a quanto pare ce l'abbiamo fatta, quindi ora grave il compresso, uno stacca, e sinceramente utilizzerò appunto la grave, diciamo, non tanto la grave completa, non tanto la sabbia normale, ma tanto quanto la sabbia compressa, forse. Non ricordo se ho già fatto il sieve compresso, però diciamo che l'importante è riuscire a ottenere quelle shard. Allora, 2, ricordiamoci che premendo Z me li fa tutte. E quindi, diciamo, questa è una cosa molto molto lunga da fare, perché come potete benissimo vedere, uno ci mette veramente tanto a fare le cose compresse. Allora, come vedete, si è impallato il gioco, infatti è proprio esattamente quello che mi aspettavo. Allora, diciamo che le shard, appunto, come vedete, diciamo, non come vedete, come ora vi spiego, mentre il gioco riprende a partire, servono, diciamo, sono fondamentali, ecco, ce l'abbiamo fatta, sono fondamentali per appunto fare vari tipi di semi. E quindi per fare
più semi possibile, bisogna appunto dire, diciamo, serve per fare tipi particolari di semi, perché ad esempio ci sono i semi delle essenze che comunque ora come ora servono come il servono veramente come il pane, perché appunto le essenze sono un tipo di blocco che serve appunto a voglio sempre i tasti poi che appunto mi dicevo è un tipo di blocco che serve per molte cose. Ad esempio, se andiamo a cliccare su essenze, ad esempio se trovo quello, ad esempio lo so, cioè ad esempio andiamo su quello del tinna, ok, no, allora proviamo quello del nickel. Ok, eccoli, quelli che cercavo. Allora, ad esempio, abbiamo il Nature Essence, che questo è come si crafta. Come vedete, si possono, ad esempio, ad Earth Essence, 3 Nature Essence, si fa il Mycelium, mentre in quest'altro modo si fanno i blocchi di dirt. Poi si possono fare i cactus, e comunque si possono utilizzare per molte cose. Ad esempio, vediamo se ora, ad esempio, mettendo il Teen Essence in questo modo, con 8 pezzettini mi dà 4 lingotti, che sinceramente non è per nulla male. Allora, ok, ho quello compresso, e io ricordo di alcune stringhe di avercele. Quindi sicuramente mi vado a fare qui. Ok, mi manca l'oro di diamante, quindi il ferro lo posso pure posare. Allora, se non ricordo male, mi servono 5 di questi e 4 diamanti. Sì, esatto, perché in questo modo, posando intanto questi e soprattutto andando a mettere la sabbia qui, perché in questo, vi spiego ragazzi, in questo modo il, diciamo, questo è quello compresso, no? E poi diciamo quello di diamante è più, cioè è migliore rispetto allo smash di ferro, perché dà più possibilità di drop. Quindi, visto che a me servono le shard, che sono appunto fondamentali, quindi diciamo servono più che altro per ottenere più shard possibile. Ora siamo a 8, devo arrivare a 16, e direi che comunque per averne 16 non è tanto complicato il lavoro. Allora, tanto abbiamo completato pure la questa. Allora, e abbiamo pure l'inventario pieno, quasi pieno. Infatti ora tra poco, infatti ora me lo vado a svuotare. E l'oro lo posso mettere pure qui. Ah, ok, mi è rimasta solo una lasta. E quindi di qua ci metto il nickel, perché appunto non è che mi serve a chissà quanto la glowstone lì. Diciamo che al momento mi è utile farne un altro po', così almeno
tanta possibilità di che mi droppi cose molto utili. Ok, diciamo questo per il momento è l'ultimo di quelli che faccio. Ok, mentre il resto lo poso. Ok, stessa cosa per il ferro. Ah, addirittura 35 pezzi che sono tanti, quindi perché appunto avrò alla fine più di uno stacca. Poi l'oro dà la possibilità anche di droppare il nickel, che è veramente una cosa ottimale, perché diciamo più uno riesce a fare cose, diciamo a ottenere minerali, tanto prendiamo pure questa, più uno riesce a ottenere cose ottimale, meglio è. Allora, intanto abbiamo le due ceste, questo è ottimo, è pure molto difficile da ottenere. Allora, intanto qui ci metto solo le cose extra. Allora, vediamo ora che posso fare. Sicuro posso prendere delle essenze. Intanto così controlliamo pure se spawnano uno zombie, è spawnato un Enderman, uno scheletro pure l'Enderman, che mi hanno dato veramente tante cose. Allora, infatti come vedete ho veramente tante teste e tante enderpearl anche. Allora, ok, prossimamente poi dovrò di sicuro, ma ve lo dico proprio al 100%, per procurarmi a parte diciamo procurarmi tante essenze, perché appunto per andare avanti con questa modalità di gioco appunto è utile avere quante più essenze possibile. Allora, diciamo dalla terra possono uscire parecchi semi. Perché diciamo che questi sono utili più che altro, come già detto, per i semi stessi. Scusate un attimo che abbasso un po' il volume. Diciamo che il volume troppo alto mi dà veramente sui nervi. Poi una volta finito qui, tanto poi andremo a posare il tutto. Questo è un semi, questo è cotton seed, ma a me serve comunque invece il seme di riso, come già vi ho detto, per poter fare quella mod. Però anche se appunto il seme di cotone è molto utile, perché appunto i ragni non è che mi spawnano chissà quanto, e dal cotone posso fare stringhe, che sono anche queste in questo caso molto utili. Allora, poi intanto vediamo cosa mi uscirà con il seed di cotone, che poi andrò a mettere quello di barley, lempa, corn, che non so cosa servono, e basta. Quindi alla fine sono utili solamente queste. Allora, questi sicuro li
vengo a piazzare al posto della zucca. Allora, semi, questo, ok, perché è rossa. Poi da qui vediamo un po'. Sì, mi sa che ho solamente queste come... Intanto vado a cremare. Ok, due speed upgrade. Ok, come vedete da 36 c'era una trentina che ne avevo. Me ne ha dati circa 56. Allora, diciamo che innanzitutto mi prendo queste che vengo a piazzare qui. Poi dovrò trovare il modo anche di smistare tutto, quindi di prendere cose alle ceste e di piazzarle ognuna al suo punto. Poi qui ho pure piazzato una testa di creeper. Allora, sento le mob. Cioè, un mob c'era perché c'era il... uno zombie. Ok, altro inferium. Quindi forse riesco a fare un'ultima questa. Forse, non è detto, eh. Allora, quindi una cosa che sicuro mi serve è a fare appunto questo l'infusion crystal. Quindi per fare l'infusion crystal, fusion crystal, eccolo qui, mi serve un diamante, 4 shard e 4. Ok, no, quindi sicuro un diamante. Il ferro no. Sì, intanto mi perdo le cose. Allora, da quanto ho capito servono questi 4 diamanti al centro e questi in questo modo. E come voleva si dimostrare, ho sbagliato a craftare. E quindi al contrario, esattamente. Tanto reclamiamo pure la quest. Allora, ok, questo dà una sorta di pozione. Allora, però invece per andare avanti, per fare queste servono altre di queste inferium. Sì, ne servono almeno 4. Invece per fare questo qui, il crafting seed, eccolo qui. Ah, un seme normale con le shard intorno, che comunque farò sicuramente più di una, perché nel senso ora ne ho fatte 6, perché appunto al momento, perché poi vi spiegherò, perché per fare quelli successivi, ad esempio quello di tier 1, tier 2, tier 3 e così via, sono necessarie queste qui di base. Ad esempio, tanto lottiamo, magari mi da pure l'inferium, queste non mi serviranno mai. Ad esempio, per fare questi di tier 1 serve quello di base, quindi quello là che ho craftato un attimo fa, e l'altro inferium non me l'ha dato, cose da non crederci. Però ora, posando le teste con queste ossa, perché qui ho un seme di questi dell'inferium, quindi un inferium seed, e il bombiarlo non va. No, non va. Allora,
Vediamo un po' com'è. Mi pare si dovesse chiamare Splinker, ma non ne sono molto sicuro. Che in pratica è un semplice, cioè semplicemente appunto un annaffiatoio. Proviamo questo qua. Allora, no, questo è l'idea splitter. E intanto mi si è ribloccato Minecraft. Allora, ragazzi, direi che per questo video, questo bug, questo blocco di Minecraft, direi che questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel pollice in su e di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. E mi raccomando di iscrivervi al canale. Ciao a tutti voi.